fare festa in tutto il mondo, da New York a Praga, Berlino, Parigi. In Italia sono decine le manifestazioni che attraversano le nostre città, da Milano, Torino, Roma, Napoli, Bologna e tante altre città piccole. Questo dà il segnale di una solidarietà diffusa verso la lotta e la resistenza del movimento di liberazione curdo. È importante da parte di tutti, in un momento in cui le guerre la fanno da padrona, in cui le guerre in Medio Oriente sono la quotidianità, i morti, le stragi, sono quello che succede quotidianamente, è molto importante l'esperienza che il movimento di liberazione curdo, guidato dal PKK, sta portando avanti in tutta l'area, un'esperienza fatta di autogoverno, di anticapitalismo, di ecologismo, di rapporti di genere veri e pari, una proposta realmente rivoluzionaria in quel mondo sconquassato dalle guerre, dagli interventi militari della NATO, della Russia, dell'ISIS e di tutti quelli che in questo momento sono a bombardare e a bombardarsi nel Medio Oriente e non solo, direi. Quindi siamo in piazza per manifestare la solidarietà, la resistenza di Kobane, per manifestare per un corridoio umanitario per Kobane, per la sua ricostruzione dopo la vittoriosa resistenza all'assedio dell'ISIS che è costato la distruzione di quasi tutta la città. Siamo a manifestare perché il PKK sia rimosso dalle liste antiterrorismo, perché il presidente Öcalan, rinchiuso da più di 15 anni nelle carceri turche, sia finalmente libero, e con lui le migliaia e migliaia di prigionieri politici turchi e curdi rinchiusi nelle carceri turche. Noi vogliamo dire con chiarezza che sosteniamo e appoggiamo una parte politica del Kurdistan, quella parte che oggi sta portando avanti con mille difficoltà questa esperienza. Domani ci saranno le elezioni in Turchia, le elezioni segnate da stragi, chiusure di giornali, chiusure di sedi di partito. Vedremo come va a finire, come Erdogan cercherà di uscire dalle difficoltà in cui si è cacciato, ma comunque non si annunciano per niente tempi positivi. Sarà tempo ancora per costruire solidarietà, da parte nostra continuare a sostenere la legittima lotta del movimento di liberazione curdo.